Ciao a tutti. Mi è stato chiesto da molti di far vedere il fucile preparato per la pesca nell'acqua bassa per le lecce. È un Cirano 110 di serie, non c'è nessuna modifica. È stato fasciato con del mestre adesivo e poi è stato spruzzato con una bomboletta color oro bronzo. La testata è quella normale della Mares, e il carichino è quello lì, è un carichino normalissimo come si può vedere. In cima alla testata per agevolare la tenuta in mare, diciamo che non picchi di muso, perché questo fucile qui purtroppo per me picchia di muso, io lo uso pochissimo, ma è veramente per me improponibile, perché poi mi stanca tantissimo il braccio. Ho messo due pezzetti di espanso da isolamento, l'ho modellati e poi l'ho fermati con un po' di bostiche e poi il nastro isolante sopra. Attaccata a metà fusto c'è la solita videocamerina, l'Aero 5, quella la più economica che c'è. La staffa sta a metà fucile perché io non sopporto assolutamente di vedere il fucile durante le riprese video. L'asta è un'asta da 6,5 normale, senza molla di ritenzione, perché secondo me è inutile. C'è il particolare del fermaletta. Molti mi hanno chiesto cos'è questo fermaletta. Praticamente è questo filino che viene cucito in cima all'asta, laggiù, e poi viene messo in questa maniera qui, che sia praticamente in fondo all'asta, ma la punta dell'asta rimane sopra il filo. Poi viene chiuso tutto con l'O-ring. Una volta che si spara il pesce, la retta si apre, con la trazione dell'acqua scorre il filo e si incastra e la retta non si chiude più, in questo modo qua. Ho montato un calamento nuovo quest'anno, questo è un famosissimo mio scorriasta. Praticamente è un tubetto d'acciaio inossidabile con un filino sardato di acciaio inossidabile in questo punto qua. È strettissimo e velocissimo. L'interno è 8, che può essere montato su un'asta fino a 7,5. Poi ho montato quest'anno 20-25 cm di un trecciato a doppio, che poi va a collegarsi con il monofilo del 140. E il tutto è stato ricoperto con del nastro autoagglomerante. Asta velocissima, tiri incredibili, la punta è affilatissima e questo è il fucile normale. In fondo abbiamo un piccolo mulinello fatto da me che contiene circa 45 metri di filo. Ha un congegno per tenere il filo sempre staccato dal mulinello, ci passa da sopra, ci ho messo un pezzetto e passa da sopra, tre passate, quando è super carico le tira tutte, anche se devo dire la verità non è che ci sia proprio bisogno. Il mulinello è un mulinello fatto da me artigianale, non ha la frizione perché io non voglio la frizione. Come si può vedere, ha una piccola manopolina in acciaio inossidabile, eccola qui, che è agguantata da un semplice filo del telefono. Quando te tiri, cioè quando il pesce tira, come si vede nel video, parte e si apre. Tutti i miei mulinelli più o meno sono fatti così. E una volta che si apre, poi srotola il filo, ho il tempo di mettere la mano. Di solito a metà fusto sulla testata e cerco di sfrizionare io con la mano. Nel caso della lecce dell'altro giorno, questo non è stato possibile perché era un diavolo. Spero di esservi stato utile.
Ciao a tutti.